Salve a tutti, io sono Drone Gamer e bentornati su Outlast 2. Anche oggi Marta ci desidera carnalmente, ma l'amore dovrà attendere. Ora dobbiamo raggiungere le miniere, ma oscuri presagi mistici ci sbarreranno la strada. Buona visione! Buongiorno. No, io lì non ci entro. Io lì non ci entro neanche morto. Fofte sega, fatemi andare da qualche altra parte. Ma io lì non ci vado. Ecco, passo di qua piuttosto, di qua ci passo più volentieri. Ah no, sono tornato fuori, ma che due maroni. Sì, ma io ci devo proprio passare per di qua. Schifo, che schifo. Oddio, oddio, no, lo schifume. Lo schifume che mi viene addosso, ok. Ok, mi aspettavo un jumpscare o qualcosa. Oh, oh, scusi, buon salve. Non l'avevo vista lei. Oh mio Dio, che è sta roba. Che è sta roba. Bravo, ti sei fatto un altro filmino amatoriale, va, fanculo, va. Ok, vediamo se c'è una roba che ci possono servire qua su. Cioè, qui ti tengono i cadaveri, qui si mangiano i cadaveri. Cioè, non ho capito, non potevano avere una forma di gioventù, non c'erano nuove persone perché le trucidavano quando le donne rimanevano incinte. Oh, cosa succederà stavolta? Guardate, c'è un gancio lì. Tira la leva, ehi, no, non mi fate spaventi, Tira sta cavolo di cosa. Quelle più che carne di mucca sembra di essere umano. Ok, abbiamo recuperato un gancio. Che me ne faccio di un gancio, onestamente? Probabilmente mi serve da qualche parte. Perfetto, non so dove. Una benda, niente, no. E mi si è anche quasi scaricata la batteria. No, Marta no. Marta no, che ci fai tu qui? Porco cane, che ci fa Marta qui? Ma mi ha chiuso la porta? Mi ha chiuso la porta, mi sa. Oh, cacchio. Marta, ne possiamo parlare? Sono una persona tanto simpatica e adorabile. Adoro anch'io tanto Gesù. Ok, vediamo che altro c'è prima di uscire. Magari troviamo ancora qualcosina. Non c'è un cavolo di niente, neanche a pagarlo. Guardate tutti gli spawn di batterie, li ho avuti sfigate. Questa è chiusa, vero? Questa è tanto tanto chiusa. Marta, ciao. Come stai? No, se sfonda la porta, io sfondo lo schermo a pugni. C'ho il cago? C'ho il cago? Ciao Marta. Marta, sei qua fuori? Sento un respiro affannoso, non so se il mio è quello di Marta. Dov'è? No, no, non passare così a cazzo, un scemo! Dov'è? Dov'è? Onestamente non so dove sia. Se non mi segue tanto meglio. Potrebbe essere qui perché lei si riesce a creare i varchi distruggendo le pareti. Sei là? Ciao Marta! Come va la vita? È un piacere rivederti da quanto tempo. Facci vedere il tuo bel faccino. Quanto sei... Col tempo sei migliorata, guarda. Ma anche no, facciamo ma anche no. Ok, 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 ok. Quindi devo tornare indietro a sto punto? Ho la vaga impressione che abbiamo dimenticato una zona da qualche parte. Ah, la miniera è di là. Quindi c'è un altro passaggio lì dietro. Porca di quella porca. Ok, potrebbe essere un piccolo piccolo problema. Ok, obiettivo raggiunto. Ok, quindi il gancio mi servirà per qualcosa. Ho una, due, tre, quattro batterie e tre bende. Non è male. Allora, quindi ricarichiamo subito la cosa. Perfetto, così siamo a piena carica. E se mi serve ce l'ho pronto all'uso. Il problema è che Marta è lì in agguato e io non ho visto dove devo andare. Ok, ok, stai buono. La peggiore delle ipotesi, corro indietro e ripasso attraverso il buchino. Martuccia, ciao. Ciao, come stai? Sono il tuo youtuber preferito. Ok, ok, no, non è qui. Non è qui. Buono. Però non so dove sia. Mi sto cacando tanto tanto. Non so dov'è. Non so dov'è. Dove i movimenti là? Ah no, ok, non è Marta. Che fa? Ciao Marta, che piacere rivederti. Facciamo che torno un attimino verso di là, Effettivamente la macelleria improvvisamente mi sembra un bel posto. Ok. Ciao Marta, ti sei troppo affezionata a me, sono già sposato, fattene una ragione. Quella donna quando sente odore di pene non ti molla più, è una cosa incredibile. Non è che possiamo tipo farci un altro passaggio, un'altra entrata? No, solo Marta può ricrearsi dei passaggi, maledetta rompicoglioni. Qua è tutto chiuso, merda. Sì, ok, sente anche la voce del signore. Signore! Ok, un salve. Non so dove sia, dai, datemi un altro punto. Oh, possiamo passare anche da qua dietro? Davvero? Oh, anche lei da queste parti. Ok, se possiamo passare da dietro non è così malaccio. Guarda, sei una donna così interessante, fai dei discorsi così profondi, Marta. Una cosa incredibile.
Dai, dammi un altro passaggio. Non c'è un altro passaggio. Ok, è stato un piccolo cieco, come l'ho detto. Il problema è che Marta è proprio qua dietro. Ok, ma rischio un attimino. Casomai le big fughe. Ma Marta? Marta, vedo il tuo cosino rosso lì, lo veggo. Per fortuna che c'è quel cosino, quindi un attimino la intravedi. Se lei va nei campi è fatta. Se lei va nei campi è fatta. Ok. Oh, lei prima ha sfondato qui. Ok, ok, facciamo finta di niente. Perfetto, direi. Ok, dobbiamo passare per di qua. Questa non l'avevo vista prima. Buon salve. Ok. Ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Porco cane. Cosa abbiamo trovato? Delle stalle. Perché tutti gli animali sono morti? È questo che non capisco. Perché tutti gli animali sono morti? Tira la catena. Yeah, yeah. No, non la posso tirare. Ah, è qui che andava il gancio. Aspetta. Ho un brutto presentimento. Dovrò essere veloce, mi sa. Guarda che schifo. Ok. Ce la possiamo fare. Via. Veloce Blake, veloce Blake, veloce Blake. Guarda, lo sapevo. Guarda, lo sapevo. Tira quella cazzo di catena, Blake. Vai, vai, tira, tira, tira. Passo veloce, passo veloce, Blake. Vai, 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 vai. Ok, ok, ce l'abbiamo fatta. No, 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 no. Marta no, Marta no. Marta, quanto sei bella, vaffanculo. Ok, chiuditi, 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 perfetto. Fanculo. Stronza maledetta. Mi son cacato la vita. Ok, siamo fuori. Porca di quella porca, siamo fuori. La miniera? Di qua? Vecchia miniera, c'è anche scritto che è vecchia, perfetto. Ottimo, ottimo. Oh mio Dio, lassù c'è tutto uno stabilimento. C'è un passaggetto, c'è una strada, che culo. Chissà perché non mi ritengo poi così fortunato. La stronza schifosa. Porco cane. Au, cosa? Ah, perché ho pigliato un cactus. Ma va fanculo, va per un cactus, avanti. Oh, ok, onestamente fa male. Aspetta che non pigliamo altre genti. Buongiorno. Ok, siamo vicini all'accesso alla miniera, quindi. Oh, ma guarda, c'è sempre un coso per leggere lettere, come al solito. Cara Marta, mia diletta, mia fidata, mia intima compagna fin dall'infanzia. Guarda, immagino le big conversazioni. So che la tua fede è imperfetta, so che il tarlo del dubbio si insinua nel tuo cuore e le lacrime solcano le tue guance. Tu pensi di peccare uccidendo, ma ascoltami. Come ti ho spiegato più volte, commetteresti peccato solo se non facessi nulla. Se non leghi un cane rabbioso, non sei forse responsabile se questo attacca dei bambini? Se non uccidi il ragno nella culla del tuo neonato, non sei forse responsabile se questo viene morso e muore? Se non estingui un incendio, non sei forse responsabile della morte di ogni innocente? In ogni caso, la cidia farebbe di te un'omicidia. Anche senza sollevare un dito, saresti una spregevole assassina agli occhi di Dio. In altre parole, ogni volta che non uccidi, quando ciò potrebbe significare sconfiggere il nemico, che è destinato a violentare e distruggere il mondo intero, stai uccidendo per accidia. Perché il nemico è di certo rabbioso e velenoso e un incendio che tutto divora. Sii forte, affonda il coltello. Non ti serve il perdono perché non stai peccando. Ricordati che Temple Gate ha bisogno di te. Sappi che ti amo, che Dio ti ama. Knot. Te sei fuori di testa. Ma questa è anche già malata un attimino di suo, voglio dire. Non mi sembra che sia una tipa poi così a posto. E Knot giustamente se ne è approfittato alla grandissima. Andiamo a trovare mezza batteria. No. Mi sa che dobbiamo andare quassù. Dio bonino, adesso Marta ci sta inseguendo di brutto. Ce l'ha proprio con noi, una cosa incredibile. E croci dovunque. Per essere un'entrata alla miniera ci sono tante tante croci, eh. Vediamo un po', no, qua è chiuso. Passiamo da sopra e voilà. Che cacchio. Wow, ok. Questa non me l'aspettavo. Allora siamo noi che l'abbiamo trovata impiccata. Jessica, 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 Jessica. Ok, hai ripreso tutto? Che ci facciamo di nuovo nella scuola? No, 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 no. Che ci facciamo di nuovo nella scuola? Questo è male. Questo è tanto tanto male. Ah no, col cacchio, svegliati ciccio. Oh mio Dio, ci sono 70.022 strade, ok. Passiamo da una alla volta, vediamo. Oh, tutte le aule, dimmi che sono chiuse. Oh, senti che silenzio adesso. Ma dimmi te, buongiorno, salve. Vaffanculo. Porco di quel cane, mi hai preso un colpo, lo sapevo. Era da un po' di episodi che dicevo che ci sarebbe stata la scena con gli armadietti. Un po', me l'aspettavo. Quelle fottutissime scene con gli armadietti. Ah mio Dio. Datemi una batteria. Date a papino una batteria. No, ho trovato un dizionario. Merda, 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 merda. Non c'è una batteria neanche a pagarla. Non sono messo bene. Oh, si è sminchiata anche la telecamera. Perfetto. Intanto stiamo consumando batterie, anche se siamo letteralmente pazzi e matti dalle gare. Buongiorno, salve. Cos'è? Cos'era quello? Cos'era quello? No, 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 male. Male, 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 tanto male. Oh. Ok. Dobbiamo risolvere il gioco dell'impiccato, davvero? Oh, bene. Ma mi sembra un gioco un po' crudele, visto che la ragazza si è impiccata alla fine. No, magari sono io? Ti serve il lucido.
Ah, possiamo proiettare dei lucidi per risolvere il puzzle. Oh, ok. Quanto sono felice. Quanto sono tanto tanto felice. Ok, dobbiamo girarci per la scuola. E adesso è tanto più minacciosa e tanto più cupa. Cioè, non ho capito, praticamente la ragazza si è suicidata perché probabilmente è vittima di abusi da parte di un professore, vai a sapere chi. E noi quindi abbiamo assistito a tutto, ma siamo stati zitti in un modo o nell'altro, perché avevamo paura ed eravamo studenti anche noi. Buongiorno, mi date i lucidi? Dimmi che c'è il lucido da qualche parte. No, niente qua. E quella cavolo di figura non so cosa fosse, ma mi ha fatto cacare tanto, porco cane. Dimmi che adesso non è così sminchiata per tutta la partita la telecamera, ti prego. Merda, qua è chiuso. Ok, vediamo se qua è aperto. Cosa? Cosa? Grazie Blake. Molto gentile da parte tua. Chi parla? Oh, mi sa che abbiamo trovato il lucido. Potrebbero essere quasi tutte le lettere che ci servono. Ok. Merda. Merda, sto finendo la carica. Merda, sto finendo la carica. Avanti, datemi un'ottima batteria. Un'altra batteria. Merda, questa è una scrivania molto disordinata. Vediamo se si può uscire da qua dietro. Ok. Questo è l'altro margine limite della scuola, quindi dovremmo essere girati tutte le aule. Merda, ho finito la carica. Andazione, ci stiamo mangiando quasi tutte le batterie. Dov'era la sala col proiettore? Allora, questa dovrebbe essere la sala col proiettore. Ottimo. Non fatemi jumpscare, non fatemi jumpscare. E posizioniamo il lucido. Ottimo. Oh, imperdonabile, unforgivable. Ah, tieni premuto per interagire. Dobbiamo interagire con la lavagnetta. Ok. Ah, ok, dobbiamo spostare questa. Perfetto, piano. Ok, dobbiamo quindi far combaciare le lettere in modo tale che si comporga la parola unforgivable. Ok, proviamo a muoverla da dietro. Ok, molto più pratico. Non ricordare dove cavolo sono le lettere del coso. Oh, ce l'hai fatta tu, perfetto. Sei contento? Sì, ok, ora ci leviamo dalle balle. Ora che abbiamo risolto i big enigmi della vita. Ok, vediamo di andarcene da di qui. Ottimo, dove era l'uscita? Ok, era di qua. Fuori dalle balle, molto in fretta. Non voglio averci nulla a che fare. Non voglio averci nulla a che fare. Ci deve essere una via d'uscita da sto posto. Ok, ecco la sua via d'uscita. Oh, no. Oh, la via d'uscita è là in fondo, vero? Sì. Lo che lo sappiamo tutti che sta per accadere qualcosa. Lungo corridoio. È abbastanza ovvio che stia per accadere qualcosa. Non so cosa, ma in tutta sincerità. Cos'era? Cos'è stato? Cos'è stato? Ok, non mi giro neanche. Non mi giro neanche. Cos'era? Cos'era? Non mi giro. Non mi giro. Ho il cazzo che mi giro, sono mica scemo. Ok, ok, no, non mi giascherare troppo forte. Cos'è? 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 Oh, certo. Eh sì, certo. Come no? Madò. No, via di qua. Via di qua, mi sto cacando la vita. Via di qua, mi sto cacando la vita. Non mi... Oh, che cazzo. Fatemi andare fuori da questo posto. Fatemi andare fuori da questo dannato posto. Apri. È chiusa a chiave. Oh, no. È uno di quei corridoi che si ripete all'infinito. No. Ok. Oh, ok. A parte la telecamera sbicchiata è tutto a posto. No, se cose vi giuro mi fanno cacare la vita. Ok, ditemi che è tutto, ti prego, ditemi che è tutto. Li odio quando ti mettono i corridoi che si ripetono all'infinito. Ehi, piano, ciccio, che mi viene da vomitare tantissimo, porca di quella porca. Ah, porca puttana! Che cazzo era? Oh, santo Dio! Oh, questo... Oh, no! No, 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 spè! Vaffanculo, gioco! Che cazzo era quello? Oh, madonna. No, no, non puoi... Questo era il più brutto jumpscare che potessi farmi. Vaffanculo. Ah già, che c'erano i preti. Poi ti stupisce che la ciccia è morta malo malo, si è suicidata. Aspetta, dammi un secondo. Possiamo uscire da qua? Dal cunicolo qua? Oh, perfetto. Fammi vedere che ci siano lettere da leggere. Molto bene, quindi ci leviamo dai coglioni molto in fretta. Ciccio, sali di sopra, ti prego. Fatemi andare via, ve lo chiedo per favore. Ah, ok, possiamo usare questo per andare là sopra. Aspetta, veloce, c'ho un presentimento che possano tornare cose. Quindi, ok, no, mettilo qui, ottimo. Fuori dei coglioni. Fuori dei mega coglioni che non le palle piene. Merda, non si vede niente. Oh, non è finita, vero? Non è finita, vero? Porca puttana, ancora cunicoli. Sì, ci siamo già stati qua, in effetti. Che cavolo sta succedendo? Oh, cosa? No, 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 che la lingua, che schifo. Fuori di qui. Fuori di qui, fuori di qui. Ok, siamo tornati alla realtà. Siamo tornati alla realtà, perfetto. Non so cosa ci fosse di là, ma non lo voglio scoprire. Ok, ok, ok. Oh mio Dio. No, il jumpscare più brutto che potessi farmi. Testa di cazzo di un gioco. Oh, un ponte stabilissimo.
Perfetto! Mi attende un ponte stabilissimo, yay! Ok, piano ciccio, piano. Merda, merda. Ok, cosa diavolo c'è lassù? Un'altra stazione, un'altra casa. Cos'è sto suono? Cos'è sto suono? Sento urla di genti! Non so dove, ma sento urla di genti! No! No, 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 non paraculatemi, Vi piglio a calci sulle gengive! Ma avete fatto cacar sotto abbastanza! Pure i mostri mo' avete messo, vaffanculo! Beh, c'è sempre un attimino l'elemento paranormale su Outlast. E non che Marta fosse tanto normale, Oknot e la sua banda, Salvataggio, oh bene. Oh, guarda qui, guarda qui, guarda qui. Buongiorno, salve, non si alzi. E abbiamo anche la letterina. Mio caro Simeon, sei sempre stato più di cugino per me, fin dall'infanzia, spero mi possi aiutare ora che sono in difficoltà. Cerco di italianizzare nei limiti del possibile, soprattutto con medicine. Ti dico subito che soffro per la sifilide, assicché in un villaggio fra le montagne, e all'idea di essere mandata a vivere con i sifilitici che mi tormenta e fa tanta paura. Ok, so bene che non è sicuro scappare se non con Papa Knot, perché Dio e Gesù lo proteggono da tutte le malattie di questo mondo. Ma guarda che culo. Ma Dio e Gesù non proteggono me, così ho bisogno del tuo aiuto. Dio ti benedica. A Atalaya. Atalaya. Bellissimo nome, guarda, ragazza mia. Ok. Ok. Porco cane, abbiamo di nuovo la batteria scarica. Ottimo. Oh, devo giocare al piccolo equilibrista. No. Ciccio, lo sappiamo entrambi. Ascoltate, è Outlast. Lo sappiamo tutti che stiamo per cadere di sotto. Siamo onesti, su. E sappiamo tutti che sono un idiota e quindi ci passerò comunque. Non farmi minigiochi. Non farmi minigiochi di equilibrio. Ti faccio un triplo calcio rotante sulle gengive, ok? Buono. E ora il gioco ti fa credere. Vedi? Se stai attento non è un problema. Ci passi comunque. Tu fico bravo che sono un video giocatore provetto. Cosa? Le locuste? Cosa sono? Cavallette? Ma mi prendi per il culo. Ma mi prendi per il grandissimo buco del culo. Questa va ripresa. Che diavolo succede? Perché ci sono anche le cavallette? Sono cavallette, sembrano cavallette. No, mi sa che, cazzo, Papa Knot è in contatto non con tanto con Dio ma quanto con Satana, Oh, e questa è lunghetta. E questa è lunghetta e prepariamo a farci la big caduta. Ciccio, tu lo sai che cadrai, vero? Adesso ti arriva una cavalletta in faccia. Merda, merda. No, 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 passa, passa. No, 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 no. Ciccio, 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 non far cazzate. E là sei pirla. Ah, oh. E sta domani la senti tutta. Domani la senti tutta, guarda. E ma porca di quella iperporca, però. Blake, ma anche te, non lo so, appoggiati un attimino. Siediti sulla trave, aspetta che passino le cavallette. Le cusse? Sì che erano le cusse. Era un'ombra nel cielo, ma non ne sono certo. Ma siamo sotto sopra? Ah, vedo una luce blu là sotto, che... Anzi, là sopra. Ho l'impressione di essere sotto sopra. Cos'è quello? Oddio, ho trovato Gollum. Ho trovato Gollum. Buongiorno, salve. Cosa cavolo succede? Ah, quella è la mia telecamera. Ecco cos'è, oh mio Dio. No. Salve, non mi ha visto. Non mi ha visto, merda. Blake, cerca di scendere. Chi è quello? Non lo voglio conoscere, non lo voglio sapere. Vedete, siamo vicini al posto dove vivono i sifilitici, mi sa. Per lasciarti cadere. Guarda che mi sono affezionato a star sotto sopra, onestamente. Blake, piano. Blake, piano. Ok. Ahahau. A parte che ci abbiamo la notte più lunga del mondo, a quanto pare, Piccolo dettaglio, prendi quella cacchio di telecamera. Ok. Buono. Siamo in culo al mondo. Siamo in culo al fottuto mondo. Credo di aver fatto il giro lungo, idiota. Ah, siamo caduti, siamo arrivati impigliati sul ramo. Ah, non ci hanno visti. Cosa sei tu? Non lo voglio sapere. Posso nascondermi nel tronco? Che culo, guarda, ci resto qua tutta la vita ormai. Adoro i tronchi. E ho anche le batterie scariche, ma che due maroni. Quindi ci sono pure quei cosi che si aggirano per la foresta adesso. Bene. Bene. Ah. Beh, pare che stiamo per incontrare Nick e Laird, la coppia che gestisce il villaggio dei sifilitici, appestati, malati e morenti che popolano le montagne. E per il nostro Blake, beh, la situazione sta per peggiorare tantissimo, credetemi. Ma anche per questo episodio è tutto, lasciate un bel mi piace per continuare la serie, condividete il video su Facebook per aiutare il canale a crescere, e noi ci vedremo nel prossimo episodio. Ciao ciao!